Eccoci qua, questo è un mandolino vinaccio, in fase di ultimazione, diciamo. E adesso, prima di effettuare l'ultima regolazione del ponticello per eliminare eventuali ronzii, eccetera, eccetera, che potrebbero dar fastidio, adesso lo teniamo una settimana in tensione, suonandolo diverse volte, e poi lo daremo l'ultima rettificata finale ai tassi per vedere un po' se comunque il mandolino risponde bene. Perché la tastiera ovviamente è una tastiera nuova. Questo è un vinaccio del 1904, è tutto originale, fuorché ovviamente la tastiera, come si può ben notare, che è una tastiera in ebano, 27 tasti, con madreperla ovali, tipico dei mandolini vinaccia, e il ponticello è originale. I bottoncini è tutto originale, escluso la tastiera, che ovviamente quello originale era praticamente improponibile. L'unica, diciamo, abbiamo anche qua dietro, abbiamo dei bottoncini in avorio, ovviamente classici tipo di vinaccia, e anche le meccaniche hanno praticamente sono in avorio, meccaniche chiuse. Questo è un'unghietta di madreperla. Questo è un mandolino vinaccia del 1904, uno dei periodi migliori, diciamo. Ovviamente, che avendo una tastiera lunga, è una tastiera da concerto, quindi si può suonare tranquillamente per concerti e quant'altro. Ecco, questo è tutto. Alla prossima.